Una manifestazione, quella che si sta tenendo qui sotto la prefettura con alcune associazioni ambientaliste, per dire no a questo tipo di gestione di Ilva targata ArcelorMittal, una realtà che schiaccia, calpesta i diritti dei cittadini tarantini e i diritti dei lavoratori, una realtà che si dimostra, quella di ArcelorMittal con la sua presidente Morselli, completamente sprezzante rispetto alle istituzioni. Se lo Stato italiano deve investire dei soldi, li investisse sulla città e non certo questi soldi devono andare a beneficio di ArcelorMittal, che oramai è nota e arcinota a livello mondiale per la propria politica, oserei dire, colonialista. Allora, come più volte detto in precedenza, ci troviamo di fronte a quello che può essere considerato il più grande bluff ai danni dello Stato italiano da parte di una multinazionale. E quello che cambia la location, cambia la tempistica, ma quello che non cambia è il nostro pensiero. Noi eravamo e siamo tuttora per la chiusura di Ilva e parliamo di una città che negli ultimi 20-30 anni ha già pagato troppo in termini di sofferenza, di morte e di salute. Giampiero Giusti, lei è un lavoratore ex Ilva in AS e insieme ad altri 1800 colleghi vivete in una situazione di limbo, completamente dimenticati. Ora il Premier Conte non affronta più neanche la tematica del futuro di voi lavoratori ex Ilva in AS. Sì, noi siamo ormai, viviamo alla giornata, siamo, come hai detto tu poc'anzi, siamo entrati nel dimenticatoio, non ci è dato sapere quello che sarà il nostro futuro, ci ritroviamo in mezzo a una strada dall'oggi al domani per delle decisioni che non stanno né in cielo né in terra e viviamo così, con la speranza che qualcuno da Roma si ricordi che esistiamo anche noi. USB rispetto alle altre sigle sindacali ha preso una posizione netta e decisa sin dall'inizio, chiusura dello stabilimento e riconversione, non c'è altra possibilità, altra soluzione? No, assolutamente no, ma questo non lo dice. Oltretutto parliamo di uno stabilimento che sta letteralmente crollando a pezzi, quindi... Certo, certo, parliamo di impianti ormai al collasso, non sono in grado, al collasso in più consentimi, va ricordato che la maggior parte degli impianti sono sotto sequestro con la facoltà d'uso, non c'è altra soluzione se non quella della chiusura, della riconversione, della bonifica e poi della ricollocazione del personale in altri siti, in altre situazioni, in altre aziende.